Ma avete visto Leo quanto è bravo? Ragazzi, ho un'idea! Perché non usiamo i suoi disegni nella creazione del progetto? Potremmo creare delle flashcard, oppure un'animazione. Già ha fatto un corso di coding e potrebbe lavorare con Akin alla parte tecnologica e di programmazione. Leo realizzerà le illustrazioni e io posso scrivere i testi. Sicuramente le lezioni della Prof. Carly dello scorso quadrimestre mi saranno utili. In questo modo il nostro progetto sarà uno spasso. Sarà divertente, per noi da realizzare e per tutti i ragazzi che lo useranno per imparare. Quanto è importante prendersi cura di noi, degli altri e del nostro pianeta. Educare divertendo è il pilastro dell'edutainment. Una parola inglese che fonde education, educazione, e entertainment, intrattenimento, e che mette l'accento sull'approccio ludico dell'apprendimento. Ci pensate a quanto siamo fortunati? Ci chiede Leo. In che senso? Grazie a questo concorso mettiamo a frutto le nostre capacità e l'istruzione che abbiamo ricevuto. Non è così per tutti. Nel mondo molti bambini e molte bambine non hanno accesso all'istruzione, nemmeno primaria. Sì, ma qui, negli ultimi anni, molti ragazzi come noi hanno avuto difficoltà a seguire le lezioni a causa della pandemia, tanto che hanno deciso di lasciare la scuola. Basta guardare i dati della dispersione scolastica, cioè dell'abbandono degli studi da parte di ragazze e ragazzi. Prendersi cura degli altri è anche garantire a tutti un'istruzione di qualità, con un pizzico di divertimento.